Una donna salvata dalle macerie del terremoto di Haiti, un ragazzo che porta a spalla uno squalo per le strade di Mogadiscio, prigionieri in condizioni disumane che aspettano la pioggia per fare la doccia. Sono alcune delle straordinarie immagini selezionate nell'edizione di quest'anno del World Press Photo of the Year, il concorso internazionale di fotogiornalismo che ogni anno dal 1955 seleziona i più significativi scatti dei professionisti della fotografia per raccontare i fatti celebri e le vicende oscure del pianeta. World Press Photo è una mostra che fa vedere vincitori del concorso di World Press Photo, che è un concorso per fotogiornalisti di tutta parte del mondo. Ti dà un'immagine del mondo molto speciale. Vincitrice diciamo, è molto forte, anche scioccante da vedere, perché è una donna una ragazza, infatti, che aveva un rapporto, era sposato con un Taliban che alla fine l'ha lasciato, la famiglia l'ha presa e l'ha tagliato il naso, anche gli orecchi. Lei l'ha fotografato in un modo che diventa un'icona. Dall'8 dicembre fino al 4 gennaio, le immagini del World Press Photo 2011 saranno in esposizione al PAN di Napoli, a cura dell'associazione Neapolis.art, che organizza intorno alla mostra anche seminari e laboratori coi fotografi premiati in questa edizione. When I was doing this story, I found that even though it's illegal in Kenya for women to procure abortions, as opposed to middle class, upper class women who can go to a sanitary clinic and have a proper procedure. So really, it's the lower class women who are the ones who suffer. Painful, yes, definitely. Questo lavoro che ho fatto sulle Cholitas, le lottatrici indigene boliviane. Loro sono mogli o figlie di lottatori. Nella società machista boliviana sono sempre state un po' ai margini. Il poter fare questo sport che fanno con passione, che è una specie di spettacolo anche teatrale circense, è un modo per rivendicare la loro emancipazione, il loro orgoglio femminile. Informazioni sulla mostra e sui laboratori all'indirizzo www.comune.napoli.it oppure www.neapolisart.org.